Il giro del mondo in solitario in barca a vela, senza scalo né assistenza, è la regata Global Solo Challenge, un'impresa che raccoglie 17 skipper da tutto il mondo e che vede tra i partecipanti anche il velista di Cittadella Riccardo Tosetto. Per lui un'avventura iniziata il 29 ottobre dal porto spagnolo di La Coruña, dove dovrebbe far ritorno nella prima metà di marzo. Dalla Coruña ho disceso tutto l'Oceano Atlantico, attraversando l'Equatore. Poi sono passato a sud di Cape Town, Capo di Buona Speranza, Sudafrica. Poi ho percorso tutto l'Oceano Indiano fino ad arrivare a Cape Lewin in Australia. E poi ancora sono entrato in Pacifico e attualmente mi trovo qui vicino al punto Nemo, il punto più distante dalla Terra. Lo skipper padovano si trova ora all'estremo sud dell'Oceano Pacifico, a una settimana da Capo Horn. Una navigazione al limite dei ghiacci per ridurre il più possibile le miglia percorse. Ma con l'ostacolo delle temperature gelide e delle continue perturbazioni. A sostenerlo da casa attraverso il suo profilo Instagram ci sono gli sponsor, gli amici e naturalmente la sua famiglia. Naturalmente un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, alla mia compagna, che mi seguono tutti i giorni, che mi supportano e mi danno una forte motivazione per resistere e finire al meglio questo giro del mondo. Per Tosetto, stabilmente al quarto posto della regata, ora si avvicina la parte più dura, anche per l'equipaggiamento che inizia a dare segni di usura, ma il suo amore per il mare è più forte di qualsiasi difficoltà.